Bentornati ragazzi alla guida di Worms 3D. In questo livello non si farà praticamente quasi un cazzo, no, dai, scherzavo. Allora, è un livello diverso dal solito che mi ricorda veramente tanto il cimitero fantasma di Worms 4, solo che in questo livello non dovremo combattere contro nessun verme. Evviva, no, evviva niente, perché è un livello difficile comunque. Allora, oltre al pericolo di cadere in acqua, adesso vi spiego cos'è che c'è da fare in questo livello. Allora, ci sono, mi pare, 7 o 8 casse con una granata ciascuno, 8 tombe, e praticamente non, con queste granate dobbiamo colpire le tombe. Sembra facile. In realtà, se noi non abbiamo più, cioè abbiamo raccolto tutte le granate e non colpiamo la tomba, cioè ci ritroviamo senza le granate, abbiamo perso la missione. Infatti, io ieri sera che ho fatto questo livello qua per provare, ho perso. Dunque, sotto le tombe si possono trovare le casse cura che io vi dico subito: non prendetele subito. Poi, ci può essere una trappola, quindi verrà una specie di attacco aereo dietro a spararvi. Ma nonostante ciò, una volta lanciata la bomba, mettete il timer di detonazione a 5 e allontanatevi subito, sia per evitare il danno lì dalla bomba, ma se c'è anche un attacco aereo, almeno lì vi spostate. Ovviamente io vi consiglio prima, prendete tutte le casse che ci sono e poi pensate alle tombe. Poi cosa che volevo dire? Ah sì, poi dopo ci può essere un buco con dentro dell'acqua, quindi uno distrugge la tomba e dice vai, prendiamo la cassa di cura, invece no, cade nell'acqua e perde, quindi state attenti. E come ultima cosa ci può essere una specie di... sono caduto, mi sono fatto male. Una nube verde che avvelena, come in Worms 4, solo che qua è un tantino diversa ed è veramente una rottura di coglioni perché a ogni, che so, 5 secondi toglie 5 di vita, quindi non è ogni turno che, come in Worms 4, perde 10 di vita il verme, no. Qua rompe parecchio i coglioni, per cui se veniamo avvelenati da questa bomba, da questa nube verde, corriamo ai ripari e prendiamo una cassa di cura che, oltre a curarci quei 5 PS di vita, ci cura anche dall'avvelenamento. Quindi è per questo che io vi dico: tenetevi le casse di cura, non prendetevele subito. Piazzate una bomba, una granata lì dove c'è il terreno che ricorda molto la Soul Sand di Minecraft. Vabbè. L'importante è che piazziate la granata al centro della tomba, così da farla esplodere. Infatti, se non mi sbaglio. Lì c'era il buco con l'acqua, come vedete. Infatti dice anche attento, attenti a non cadere nell'acqua. E se non mi sbaglio, questo qua contiene l'attacco aereo. No, no, non contiene attacco aereo. Contiene una cassa di vita. Non fate cazzate, non buttate bombe in casino. Una volta che avrete distrutto tutte le tombe, io ho fatto la cazzata. Ecco, come vedete qua io ho preso la bomba che avvelena. Infatti, ogni 5 secondi consuma 5 PS, quindi se non vogliamo essere uccisi subito, prendete subito la cassa di vita. Dunque, una volta che avrete distrutto tutte le tombe, assicuratevi di averle distrutte tutte, però, dovrete prendere le casse, che vi hanno lasciato. Tipo, io qua alla fine della parte pensavo di, una volta distrutte tutte le tombe, pensavo di dover distruggere quella statua del verme che avete visto prima. Invece no, non bisogna distruggere quella. Bisogna prendere tutte le casse che ci hanno lasciato, tipo le casse cura. Anche se abbiamo distrutto tutte le tombe, dobbiamo prenderle comunque per completare il livello. Quindi è un livello un po', cioè che all'inizio non si capisce bene cos'è che c'è da fare. Io ieri quando ci ho giocato, oh mio Dio che pelo, quando ieri ci ho giocato pensavo che dalle tombe uscissero i vermi malvagi come in Worms 4 che uscivano i vermi malvagi. Lì era veramente fighissimo quel livello, il cimitero fantasma insomma. Questo livello, cioè non mi piace come è chiamato, pericolo grave, e poi non mi piace anche perché c'è la pioggia, è più figo senza pioggia. Vabbè. Sì, uno di vita è molto importante. Questo qui invece contiene l'attacco aereo. Adesso, infatti, vedete, allontanatevi subito.
E poi, ecco, come vedete qua c'è un aereo che ci attacca e sgancia giù i proiettili. Boom, 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 boom. Sì, però noi non ci ha fatto niente perché appunto ci siamo spostati. E ha fatto anche un buco bello grande, quindi se non volete cadere in acqua direttamente, spostatevi subito da lì. Oh no! No, che pelo. Ah, poi, ah, una cosa di cui mi sono scordato, che le tombe possono contenere anche una pioggia di mine, che quella sì che è molto pericolosa. Ah, cioè, è veramente, questa qua è di sicuro la più rognosa trappola che ci sia, perché le mine, oltre a causare danno, possono anche bucare il terreno, e soprattutto se siamo in un terreno già distrutto, è difficile sfuggire. Perché, cioè, io non posso attivare una mina e correre di qua e di là, perché magari casco nell'acqua e sono fottuto. Bene, appunto, io qua non sapevo più cos'è che c'era da fare, e come un coglione penso di, cioè, penso che la chiave sia lanciare l'ultima granata sulla tomba del verme, cioè sulla tomba del verme gigante, quella che adesso vi farò vedere, quella là in cima. Invece no, bisognava solamente prendere tutte le casse. Infatti qua giro in lungo e in largo per vedere se c'era qualche altra tomba che mi sono dimenticato, così. E invece no. Ovviamente però se necessitate veramente della cassacura prendetela anche per, cioè non credo che vi aiuti molto, sono solo 5 PS di vita. Ecco qua, pensavo di dover distruggere questa. Sì, vabbè, ho fatto una cazzata. Però se voi, se ci saranno ancora tombe da demolire e avete finito le granate, mi dispiace, ma avete perso. Sì, andando qua come un coglione, mi faccio anche male. C'è proprio cognizione zero. Sono tolto uno di vita. Adesso andiamo a prendere l'ultima cassa, che è quella che ci fa vincere, appunto. Parlo in to un tono così basso perché non c'è molto da dire. Va bene. Abbiamo, vabbè, presa la cassa, abbiamo vinto e noi ci sentiamo alla prossima parte di Worms 3D. Appuntamento alla prossima. Ciao!